Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 21 e 22. Il riguardo alla comunione, dice Gesù, non voglio che ti affligga, che non sai stare. Sappi che è un'ombra delle pene che soffrì nel Getsemani. Che sarà? Quando ti farò partecipe dei flagelli, delle spine e dei chiodi, il pensiero delle pene maggiori ti farà soffrire con più coraggio le pene minori. Quindi, quando nella comunione ti troverai sola, agonizzante, voglio che pensi che ti voglio un poco in compagnia nell'agonia dell'orto. Dunque, mettiti vicino a me e fa un confronto fra le tue e le mie pene. Vedi, tu sola e priva di me, ed io anche solo, abbandonato dai più fedeli amici che addormentati se ne stanno, e fin dal mio divino padre lasciato solo. Poi, in mezzo a pene acerbissime, circondato da serpi, da vipere, da cani arrabbiati, quali erano i peccati degli uomini, e dove erano anche i tuoi,
che facevano la loro parte, che mi parevano che mi volessero divorare vivo. Il mio cuore fu preso da tali strettezze che me lo sentivo come se stesse sotto un torchio, tanto che sudai vivo sangue. Dimmi, quando tu sei giunta a soffrire tanto? Dunque, quando ti trovi priva di me, afflitta, vuota d'ogni consolazione, ripiena di tristezze, di affanni, di pene, vieni vicino a me, asciugami quel sangue, offrimi quelle pene in sollievo della mia amarissima agonia. Così facendo troverai il modo come poterti rattenere con me dopo la comunione, non che non soffrirai, perché la pena più amara che possa dare alle mie anime, care, è il privarle di me. Ma tu, pensando che con quel tuo penare darai sollievo a me, sarai contenta. Per le visite ed atti di riparazione, tu devi sapere che tutto ciò che feci nel corso dei 33 anni, da che nacqui fino a che morii, lo sto continuando nel sacramento dell'altare. Perciò voglio che mi visiti 33 volte al giorno, onorando i miei anni ed insieme unendoti con me nel sacramento con le mie stesse intenzioni, cioè di riparazione, di adorazione. Queste le farai in tutti i tempi. Il primo pensiero della mattina subito vola innanzi alla custodia dove sono per amore tuo e mi visiti. E lo farai con l'ultimo pensiero della sera. Mentre dormirai la notte, prima e dopo il pasto, in principio di ogni tua azione, camminando, lavorando. Mentre così mi diceva, mi vedevo tutta confusa, non sapendo se potevo riuscire a farle. Gli dissi: Signore, vi prego a starmi insieme finché prendo l'abitudine a farlo, perché conosco che con voi tutto posso, ma senza di voi che posso fare io, miserabile? E lui benignamente soggiungeva: Sì, ti contenterò. Quando mai ti ho mancato, la tua buona volontà voglio che perché qualunque aiuto tu vuoi, te lo dia. E così faceva. Allora, in questa splendida meditazione Gesù insegna innanzitutto alla sua prediletta Luisa come santificare le sofferenze, in particolare lui fa riferimento alla grande sofferenza che lui stesso gli aveva imposto attraverso il confessore di privarsi della santa comunione sacramentale. Però evidentemente quello che Gesù dice in relazione a questa forma particolare di sofferenza e quindi al modo di santificarla, deve estendersi per analogia alla santificazione della sofferenza in generale, per tutti. Qui Gesù dice: guarda, sei priva di me, perché la comunione è chiaramente priva della presenza sacramentale di Gesù, no? E con tutto ciò che essa comporta, a livello di grazie, di santificazione, e soprattutto di quei 15 minuti in cui noi possiamo essere certi che Gesù in persona è dentro di noi, non metaforicamente, quindi non simbolicamente, non superficialmente, ma come insegna la Chiesa, con la sua presenza viva, vera, reale e sostanziale, in corpo, sangue, anima e divinità. È Lui. Ecco, noi sappiamo che nell'orizzonte della fede, quindi al di fuori delle grazie straordinarie, non esiste forma di unione con Dio più grande di quella che abbiamo attraverso la comunione sacramentale, fermo restando che, come sappiamo, per chi questa unione non sia una profanazione, un sacrilegio, quindi lungi dal comportare e dal portare grazie e santificazione, ma precipitazione nell'inferno istantaneo, ecco, l'anima deve essere disposta a ricevere la comunione, innanzitutto con lo stato di grazia reale, ecco, e non presunto, e poi con una buona preparazione e con un buon ringraziamento, l'abbiamo già visto, no? Nelle meditazioni precedenti, altrimenti non funziona. In ogni caso, stare privo di questo è essere privati della presenza di Gesù. Ecco, e allora Gesù gli dice: bene, tu sei priva di me, e quindi questo ti fa smaniare,
Ecco, dopo averla anzitutto esortata dicendo perché il Signore ci prepara gradualmente alle croci, quindi se noi lo lasciamo fare, lui ha una pedagogia del tutto particolare, quindi, o meglio personalizzata, perché ciò che lui fa con ogni singola anima è un unicum, diciamo, ha dei criteri generalizzabili, per esempio quello della gradualità, però è poi un unicum, no? Allora dice, se smani adesso, quando ti farò partecipe di flagelli, spine e chiodi, che farai? E l'ha fatto questo qui poi con Luisa, come con tantissime anime, no? E questo lo può fare sia attraverso scene cruente, visibili all'esterno, sia attraverso scene non esternamente visibili, ma ben profondamente percepibili da queste anime. Sapete che esistono anche le stigmate invisibili, per esempio, no? Oltre che quelle visibili, e così i flagelli invisibili, e così le spine invisibili, eccetera, no? Quindi l'anima sente gli stessi dolori di Gesù, ma non li soffre in maniera cruenta, quindi visibile all'esterno. Ecco, in ogni caso la prima cosa che Gesù dice è: guarda che questo che sta accadendo non è un caso, quindi è un cammino, quindi è propedeutico, d'accordo? È palestra. Ecco. E dopodiché, dice, anziché smaniare, santifica questa sofferenza. E come si fa? Ecco. Da che cosa sono, da che co chi è che ha santificato la sofferenza? Gesù ha santificato la sofferenza. Per cui, entrare nel regno della divina volontà significa, è qui. Se si può usare un'espressione feriale, cascano molti asini, perché su questo argomento erano duri di cervello i discepoli e siamo duri di cervello tutti quanti. Quando Gesù annunziava la passione, stavano zitti, muti, si intristivano, nessuno sa fare domande per approfondire, d'accordo? Perché l'argomento croce non è argomento gradevole e quindi, secondo la logica del volere umano, meno ci si pensa e meglio è, più se ne sta alla larga e meglio è. Il problema è che, Gesù ha detto a San Pietro, quando gli diceva per carità, lontano dalla croce, gli ha risposto vattene via Satana, perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, no? Quindi come si santificano le sofferenze? Unendoci alla passione di Gesù. Ecco perché la meditazione della passione di Gesù è fondamentalissima, fondativa, fondante, è la base, la pietra miliare della vita interiore. D'accordo? Perché lui ha santificato tutta la sofferenza umana. Ma l'ha santificata, noi vorremmo che, come dicevano, i luterani, ha già sofferto lui per noi e quindi basta. No, no, ma manco per niente. Ha sofferto lui per noi perché senza la sua sofferenza non saremmo stati redenti, uno, ma anche, dice San Pietro, lasciandoci un esempio perché ne seguiamo le orme, perché è giusto che ci prendiamo qualche croce pure noi, come diceva il buon ladrone, ma il Signore ce la manda perché la soffriamo come l'ha sofferta lui, in maniera chiaramente analogica. E allora spiega a Luisa, bene, cos'è non essere, non fare la comunione? È essere privati di me, bene. E io nell'orto del Getsemani non ero privato del conforto a due livelli, no? Ero privato del conforto di ogni creatura umana, comprese le persone più care. Non lo dice qui, però, per esempio, la Madonna non c'era al Getsemani, ha seguito senza dubbio spiritualmente la passione di Gesù, no? Ma noi non sappiamo, per esempio, questo almeno io non ho questa informazione, anche dalle tante cose che ho letto, non sappiamo se la presenza della Madonna nel Getsemani era nel senso che lei partecipava alle sofferenze di Gesù senza che Gesù ne traesse consolazione, oppure se il fatto che la Madonna partecipasse spiritualmente in visione o in qualche altra forma alle sofferenze di Gesù e la coscienza che di questo aveva Gesù gli recasse consolazione. Questo non lo sappiamo. Io sono più propenso timidamente a pensare alla prima, perché la passione spirituale è stata perfetta e solo anche la percezione della vicinanza della Madonna per Gesù sarebbe stato motivo di immenso sollievo. Presumo, ecco, poi più chiaramente, quindi,
E al Getsemani non gliene fu risparmiato nulla a Gesù, così come neanche nel resto della sua dolorosa passione, no? E quindi dice: unisciti, finito. Certo soffrirai, d'accordo? Non è che questo ti toglierà le sofferenze, ma sarai felice perché le hai sofferte unito a me. Allora dobbiamo tenere per certi quando ci prendono queste cose, quindi quando ti trovi anche afflitta, vuota di ogni consolazione, ripiena di tristezze, d'affanni, di pene. Sapete, allora, quando ci sono queste disposizioni nella nostra anima, noi dobbiamo fare tutto per cacciarle, perché ordinariamente queste disposizioni vengono dalla nostra natura malata, ecco. Nel senso che i figli di Dio non sono depressi, non sono tristi, non sono musoni, non sono affetti da lamentosi croniche, continue, eccetera, eccetera, no? Però a volte questo stato, a volte, è qui. È uno degli ambiti in cui entra a pieno titolo, diciamo così, il confronto con il padre spirituale, con il direttore spirituale, che è in grado di dirti: guarda, questo sei tu, oppure no, questo è il Signore che ti mette in questa situazione e quindi offri. Quindi ci sono delle volte in cui questi stati di desolazione interiore, qui lei non sta soffrendo nel corpo, quindi parla di afflitta, vuota di ogni consolazione, piena di tristezze, affanni di pene, sono voluti da Dio. Perché? Perché noi ci uniamo al Getsemani e, attenzione, facendo un gesto che è reale ora, perché nella divina volontà il tempo si ferma, andiamo a sollevare le pene di Gesù nell'orto degli ulivi. Quello che si impara facendo le ore della passione, per chi capisce bene che cos'è questo dono, è che le ore della passione non sono un ricordare quello che Gesù ha fatto 2000 anni fa, che tanto ormai è finito e quindi lo ricordo a scopo, come dire, di edificare me stesso. Non è questo. Perché quando noi facciamo le ore della passione, le barriere di tempo e di spazio sono annullate. È come, e uso come per farmi capire, ma come non ci vorrebbe, se la passione si stesse compiendo in quel momento. E l'amore, la devozione, anche gli atti con cui che si fanno durante le ore della passione, per esempio i baci che si danno a Gesù, no? Oppure le espressioni d'amore che gli si rivolgono, sono realmente dei sollievi per lui. Io, per esempio, se uno mi chiedesse, consiglierei vivissimamente di fare l'ora della passione con un crocifisso a portata di mano, perché quando Luisa dice: ti bacio Gesù il cuore, ti bacio la mano destra, ti bacio la mano sinistra, ti bacio il piede destro, ti bacio il piede sinistro, ti bacio l'orecchio destro, l'orecchio sinistro, l'occhio destro, l'occhio sinistro, le labbra, il collo, il cuore, le spalle, tutte queste cose che in diverse ore della passione ricorrono, io penso che se ci fosse un crocifisso, cioè dandogli un bacio vero a Gesù, state attenti che quando noi baciamo un crocifisso, quando noi baciamo un'immagine della Madonna, questo non è un gesto fatto tanto per fare, capite? Perché quel bacio gli arriva a Gesù, e alla Madonna, e non è la stessa cosa darlo, come dire, oserei dire sacramentalmente, quindi utilizzando il segno sensibile che è il crocifisso, la statua che rappresenta Gesù, oppure dargli mentalmente. Io ritengo che non sia affatto la stessa cosa. Il motivo per cui noi abbiamo le statue, i crocifissi, le immagini, è proprio questo, d'accordo? Per potergli offrire la nostra venerazione. Se io do un bacio a un piede della Madonna, di una statua, quel bacio alla Madonna le arriva, Non è che non le arriva, e lo gradisce moltissimo. Capite? Quindi quello che si dice qui per questa forma di sofferenza vale per ogni sofferenza. Ti viene un mal di testa insopportabile? Pensa alla coronazione di spine di Gesù. Ti viene un mal di stomaco insopportabile? Pensa a Gesù che fu abbeverato di fiele e di aceto quando era in croce, no? Pensate a come, con la fame che c'aveva e con la sete che c'aveva, pensate a quando queste sostanze amarissime, capito? Non esiste niente di più amaro del fiele, penso, in tutto il pianeta Terra, no? E poi l'aceto, insomma, che ti lacera interiormente. Pensa che effetto possano avergli fatto, no? Quindi, in ogni minima pena, anche piccolissima, vivere nella divina volontà vuol dire immediatamente passare al soprannaturale. Quindi non pensare semplicemente: sto male, speriamo che guarisco il più presto possibile, perché questo lo fanno tutti gli uomini, questo è un atto della volontà umana. D'accordo? Questo non significa che uno non si debba
se crede curare, cercare di stare meglio, se si vuole prendere un antidolorifico, eccetera, no? Se uno non ha l'eroismo, insomma, o la forza, o la grazia momentanea di farne a meno, no? Però, anche se io mi curo, intanto, nel frattempo che almeno la cura faccia effetto, mi unisco alle sofferenze della passione di Gesù. Capite? Noi pensiamo anche alle grandi austerità che hanno fatto sempre i santi, no? Pensate, cioè, oggi io ho letto tante volte in giro, insomma, articoli che cianciando bestemmiano quasi, no? Pensate a chi usava gli strumenti di penitenza, tipo i cilizi o le discipline. Perché faceva questo? Per unire volontariamente le proprie sofferenze alla passione di Gesù, per il bene della Chiesa e per il bene del mondo. Pochi sanno che io lessi qualche tempo fa su Avvenire, credo di aver fatto lo screenshot che ho l'edizione digitale, che una volta chiesero a Papa Francesco, che magari secondo una certa immagine comune, come dire, non dà l'idea di una persona, come dire, ascetica, no? Ma gli chiesero proprio, dice, ma se qualcuno facesse le penitenze, lei che cosa gli risponderebbe? Beh, usò queste testuali parole. Io gli direi, beh, se ti metti il cilicio, non vivere questa cosa come se fossi un Superman, ma vivere in senso religioso, insomma, quindi appunto come forma di unione alle sofferenze di Gesù. Usò proprio queste parole, insomma, no? Quindi, quindi attendiamo sempre prima di dare facili conclusioni, insomma, no? Il Papa è un gesuita, quindi, insomma, i gesuiti su questi argomenti, insomma, non è che si facevano fare lezioni da molte persone, no? Quindi, ecco, chiusa parentesi. In ogni caso, ciò che dà valore alla sofferenza, che la rende gradita al Signore, è come noi la soffriamo in unione, quindi come forma di partecipazione, perché tale è la passione di Gesù. San Paolo scrive: sono lieto delle sofferenze che sopporto per Cristo e completo nella mia carne quello che manca alla passione di Gesù a favore del suo corpo che è la Chiesa. Questa è tutta la teologia cristiana della sofferenza, in questa frase di San Paolo. E l'amore, l'amore a Gesù. E quindi l'intenzione dice: guarda, io adesso rivivo il Getsemani con la pregazione dell'Eucaristia e consolo la solitudine tua nel Getsemani. Ecco. Sento dolore nella mia carne con questa penitenza corporale che faccio e ti consolo, non lo so, nei flagelli, nelle spine, nelle bastonate che ti hanno dato, nei calci, nei pugni, nello strapparti la barba, eccetera, eccetera. Ecco, ma questo deve essere, come dire, un pensiero presente, capite? La vita è nella divina volontà, è vita divina, è vita soprannaturale. Noi non possiamo vivere come vivono tutti quanti gli uomini, anche quando non fanno niente di stratosfericamente male, no? Insomma, se uno ha una sofferenza e smania un po' e cerca di porvi rimedio con qualche farmaco, non è che si può dire che ha fatto peccato mortale, insomma, no? Quindi non è una cosa, ma ha agito in maniera umana, dimenticando che quella sofferenza è voluta da Dio e che la si santifica unendosi alla passione di Gesù. Ecco, poi Gesù spiega un'altra cosa, no? Molto importante, la sua presenza nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Che cosa fa? Perché c'è? Non solo per rimanere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, non solo per essere adorato da noi, che ovviamente sono le cause più importanti, non solo perché attraverso la riserva eucaristica, ecco, Gesù è sempre pronto per poter essere dato in cibo spirituale, quindi con la Santa Comunione, ai malati o anche alle persone, insomma, che partecipano alla Santa Messa quando si prende la comunione dalla riserva eucaristica. Non solo per queste cose, ma lì è una prosecuzione ininterrotta dei 33 anni della sua vita terrena, dove cosa faceva Gesù? Cosa faceva? Riparava, adorava, cioè noi sappiamo, questo è un punto chiave delle rivelazioni sulla divina volontà, che Gesù non è venuto solo a soffrire per togliere il peccato, perché il peccato si toglie con la sofferenza,
Questo ormai l'abbiamo capito. Ma Gesù è venuto anche a, come dire, a fare una vita umana perfetta nella divina volontà a vantaggio di tutta l'umanità. Quindi si dice che ha fatto e rifatto tutti gli atti nel divin volere, quindi tutti i pensieri, tutte le azioni di tutti gli uomini, di tutti i tempi, rifacendoli appunto nel divin volere. Perché se io non vivo, cioè se io non ho più il dono della divina volontà, e però Dio aveva voluto e pensato per gli uomini, se Adamo non avesse peccato, che compissero tutti gli atti nel divin volere, come già ci sono miliardi di atti non compiuti come Dio vuole, che qualcuno doveva farli, li ha fatti Gesù. E al tempo stesso, ora chi entra nel regno della divina volontà può andare, unendosi a Gesù, a riprendere tutti quanti questi atti e farli propri, e quindi compierli nel divin volere. E questo Gesù addirittura continua a farlo, pensate quanti milioni di tabernacoli ci saranno nel mondo intero. Per cui uno potrebbe pensare, ma quanti bisogna farne di questi atti nella divina volontà? Bella domanda. Pensiamo a quanti ne ha fatti Gesù nella sua vita terrena e pensiamo a quanti ne ha fatti. Guardate che le sacre specie si sono cominciate a conservare regolarmente nei tabernacoli circa intorno a 1500 anni fa. Tanti 1500 anni, in tanti tabernacoli del mondo. Pensate a quanti minuti e secondi ci stanno in tutti quanti questi anni, e come dire, in quanti tabernacoli è moltiplicata la presenza reale di Gesù, no? Tantissimi. E dici, adesso che cosa sta facendo nel tabernacolo della mia parrocchia? Gesù in questo momento sta riparando e adorando, punto. Può non avere nessun dubbio. Quello che non fai tu, lo sta facendo lui. E allora Gesù, per spiegare anche l'importantissima valenza simbolica del numero 33, che dovremmo recuperare, no? Ecco, pensate che una volta tutte le vesti talariche dei sacerdoti c'erano 33 bottoni, adesso, se non mi sbaglio, la mia non ce l'ha, d'accordo? Non c'è più questa cura. Credo che l'abbiano lasciate solo alla veste papale. Questo numero, non so se c'erano anche ora dei cardini, non lo so, ma comunque una volta i bottoncini erano 33 e poi c'era addirittura un risvolto alla manica della veste talare dove veniva realizzato, c'erano alcuni bottoni, insomma tra questi di questa manica e un altro che era collocato, non mi ricordo dopo, ne venivano realizzati altri 5, 5 come le 5 piaghe del Signore, no? Quindi c'è stata sempre questa attenzione. E nella chiesa, per esempio, nella messa in rito antico, quella proprio di San Pio XV, in tutta la Santa Messa c'erano 33 segni di croce, tra quelli fatti dal sacerdote su se stesso, c'erano vari segni di croce, o sulle offerte o sulle specie eucaristiche. Perdere tutte quante queste cose non è certamente una cosa da lodarsi. Perché capite, anche questa simbologia ci riporta continuamente ad una vita soprannaturale, no? Nella divina volontà noi possiamo e dobbiamo dire, per me vivere è Cristo, d'accordo? Per me vivere è la Madonna, quindi anche, come dire, circondarsi, segni esteriori, queste simbologie aiutano la nostra umanità a stare sempre lì. E quindi Gesù chiede 33 visite al giorno. È chiaro che Luisa stava già in condizione, l'abbiamo sentita, che già diverse volte cominciava a entrare in quei suoi soliti stati, cioè di rigidità, quindi non è che poteva recarsi 33 volte al giorno in chiesa, no? Però poteva fare 33 visite spirituali, interiori, no? Quindi volare, come Gesù gli dice, appena ti svegli, vola innanzi alla custodia dove sono per amore tuo. Quindi è una visita spirituale. Adesso questo non dobbiamo certamente farlo tutti, no? E se qualcuno sente l'ispirazione, per carità, può farlo, tanto di guadagnato. Però fai questa cosa e compiendo perché, ecco, perché così onorerai gli anni della vita terrena ed insieme ti unirai con me nel sacramento con le mie stesse intenzioni di riparazione e di adorazione. Quindi è importante unirsi alle intenzioni di adorazione e di riparazione di Gesù, perché qui purtroppo la razza umana continua a commettere peccati su peccati su peccati su peccati. Cioè qui ogni giorno
dal pianeta Terra, ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, partono una montagna, d'accordo? Che se la potessimo vedere penso che staremmo molto male, di peccati che salgono al cielo, in continuazione. Ecco perché c'è sempre bisogno di questa cosa in atto, no? Ecco perché si celebrano le messe tutti quanti i giorni, ma anche, capite? Cioè, il sacrificio del Calvario non era perché c'è la messa. Non soltanto per far entrare in contatto con quel sacrificio gli uomini di ogni luogo e di ogni tempo e per la Santa Comunione, ma anche perché guai se non ci fossero in continuazione il sacrificio dei sacrifici, quello che veramente copre e ripara tutto. Però nonostante questo sono anche gli atti che Gesù compie nel Santissimo Sacramento. E nonostante questo Gesù vuole chi entra nella Divina Volontà che comincia a entrare in questo clima, in questo ciclo, diciamo, in questa dinamica. E con Gesù, quindi unito a lui, mettendoci però del suo, continua a riparare, offrire, riparare, offrire. Ricordate, ogni minimizzazione, ogni omissione, ogni trascuratezza in questo, non soltanto produce danni, ma inibisce dei grandissimi benefici che scenderebbero su di noi, sulla Chiesa e sul mondo. E a questo dobbiamo pensarci. Certo, quando uno prende una devozione, una richiesta così singolare, lui si dice, Signore mio, io lo voglio pure fare, ma ricordarmi tutti i giorni di fare 33 visite, ci avrò difficoltà, aiutami. Gesù dice, non ti preoccupare, ti aiuto io. E ripeto, questa è una richiesta del tutto singolare, ma ci sono tanti gesti di riparazione in cui si può, per non dire sarebbe assai opportuno e quindi si deve, richiamando questo numero, riparare molti peccati e dare gloria al Padre. O Divina Maria, tu che sempre hai in tutto e per tutto santificato ogni istante della tua vita terrena, anche e soprattutto i tuoi innumerevoli dolori, non ne conosciamo solo alcuni, ma la maggioranza, la maggior parte rimane celato ai nostri sguardi. Ecco, insegnaci ad unirci, ad unire le nostre sofferenze alla passione di Gesù e a viverle con Lui e anche in spirito di riparazione e di consolazione di Lui e di te, per le innumerevoli sofferenze che avete passato nella vita terrena per amore nostro. Ecco, questa forma sublime, ecco, di carità nei vostri confronti e anche questa forma assolutamente cristiana, ecco, di relazionarsi con le sofferenze, anche minime, sia da te ottenuta ai nostri cuori e presto, perché in tutto possiamo piacere a Gesù e disporci ad accogliere con amore, come tu dicesti a Fatima, tutte le sofferenze che lui vorrà inviarci, sapendo che ci sarà una gradualità e che non dobbiamo temere, e che questo è uno dei modi più divini e raffinati per dare gusto a lui e a te. Per conservare nella giornata i frutti di questa meditazione, basta rappresentarsi mentalmente la Santa Croce e ricordare che per noi discepoli e figli di Gesù non è cosa a cui non pensare o assurdo e orrore da cui fuggire, ma deve essere sempre presente nella nostra mente la croce con il crocifisso, quindi la passione di Gesù, e
è mai fuggita, ma ogni volta che il Signore ce la manda, la abbracciamo e tutto offriamo con amore. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.